Ciao a tutte, questo è il video di risposta al tag di Clio sui 6 prodotti che non ricompreremo più. Devo dire che sono abbastanza fortunata, nel senso che la maggior parte delle cose che ho mi piacciono, però giustamente provando anche delle cose spesso si incappa in fregature tra virgolette. Allora, parto da purtroppo questa review negativa mi dispiace perché me l'ha consigliata una cara amica. Comunque, è questo. È l'olio d'Oriente che elimina i punti neri e purifica la pelle. Allora, è una confezione così, come potete vedere è in tonza perché l'ho usata una volta sola. Naturalmente non è colpa di chi me l'ha consigliato, nel senso che tempo fa avevo provato l'olio indiano e avevo avuto la stessa reazione. Purtroppo la mia pelle è troppo sensibile e quindi con questo olio, anche se comunque ho cercato di non insistere troppo, si è screpolata troppo e si è arrossata. Quindi ahimè, purtroppo non lo ricomprerei, ci guadagno una boccetta con erogatore che mi potrà servire sempre. Poi sì, il secondo prodotto è questa, è una matita bianca della Elf, 1,68 euro, e voi direte, ti lamenti per 1,68 euro? Non è quello, e che comunque finora non sono ancora riuscita a trovare una matita bianca che mi piaccia. Questa ha il pregio di fondersi, nel senso che lascia i pezzi, cioè devo premere per scrivere e poi lascia i pezzi, eppure non è al caldo, io cerco di conservare i miei cosmetici nel miglior modo possibile. Niente, si fonde come se fosse plastilina. Comunque, vabbè, è andata. Altra cosa che non ricomprerei mai della Elf sono questi. Sono questi eyeliner liquidi che si scrivono, ma lasciano gli spazi bianchi. Quindi io faccio la riga, adesso vi faccio vedere, questa è la riga. Allora, non so se riuscite a vederla bene, cioè io appena faccio la riga e appena si secca, ecco qui. Ah! Beh, se si rompe poco male. No, non so, vediamo con lo zoom. Lascia tutti gli spazi bianchi. E vabbè, ne avevo presi due, non so per cosa li userò, casomai per sovrapporli a degli eyeliner normali neri. Comunque, altro prodotto è questa matita eyeliner della Deborah. Cioè, è durissima. Allora, questa matita mi sta accompagnando da diversi anni, non ho avuto ancora il coraggio di buttarla. Non